Allora, come vedete, la grafica è cambiata leggermente e finalmente sono riuscito ad aggiustare il problema delle evocazioni. Ho dovuto un po' smanettare con tutte le impostazioni, ma alla fine abbiamo ottenuto il risultato ottimale. E credetemi se vi dico che non è stato per niente semplice. Quindi direi di entrare nella caverna e vi chiedo già scusa per la mia voce che è un po' così. Il cristallo... non abbiamo motivo di prenderlo, quindi andiamo. Siamo all'interno di una miniera. Dunque, mettiamoci. Crescita. Ok, la ghicchia un po' quando utilizziamo le psi energie. Sì, con tutte quante. Però è solamente mentre le utilizziamo, mi sembra, giusto? Sì, durante le battaglie, mi sembra. Grazie Isaac di dirmi l'ovvio, che già abbiamo combattuto 200 battaglie fino ad ora, però ti ringrazio lo stesso. Durante le battaglie mi sembra che vada tutto nel modo più pulito possibile. Grazie Garrett di averci aumentato tutte le statistiche. E addio Topastro. Grazie. Parabaram, livello 5. Ho farmicchiato un pochino mentre provavo le varie evocazioni per vedere se funzionava tutto nel modo giusto. Sto cristallo è spento. E infatti si è sbriciolato subito. Stranamente la pietra psi energica va in frantumi senza ripristinare i punti psi energia. Qualcosa deve aver succhiato via i suoi punti. Terry, mi senti? Figliolo, se riesci a sentirci, urla. Hai detto che non era in pericolo, ne sei certo? Non aver paura, Garrett. Riesco a sentire la presenza di Terry. È qui vicino, da qualche parte, ne sono sicuro. Eccolo lì! È troppo buio, non si vede nulla. C'è qualcosa che non torna qui. È strano. Una volta questa era una miniera di pietre psi energiche, eppure abbiamo visto pochissimi cristalli finora. Un altro mistero sul quale dovremmo indagare non appena siamo riusciti a trovare Terry. Garrett, prova a lanciare qualche palla di fuoco per fare un po' di luce. Ah, va bene. Qualche palla di fuoco, ci penso io. Pam, 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 pam. Ah, brucio! Muoio! Oh cavolo, il vortice ha assorbito la mia palla di fuoco. Un vortice psi energico. Il vortice psi energico più grande che abbia visto ultimamente. Come mai si trova qui? Davvero non lo so, ma fate molta attenzione. I vortici psi energici sono pericolosissimi per noi adepti. Non ne avevo mai visto uno così da vicino. Questi vortici assorbono tutta la psi energia che si trova nelle loro vicinanze, giusto? Sì, ma ora andiamo. Dobbiamo trovare Terry, che si trova esattamente lì. Guardate laggiù, è Terry! Ha perso conoscenza! Deve essere successo perché quel vortice lo ha privato di tutta la sua psi energia. Quello sciocco! La sua curiosità lo mette sempre nei guai, deve aver provato a toccarlo. E tuo padre gli ha detto di venire qui, proprio in bocca al vortice psi energico. Bella idea! In tanti anni non sono mai apparsi qui, mai! Se lo avessimo saputo non l'avremmo mai spedito qui! Prima di avvicinarci vi spiegherò un paio di cose sui vortici psi energici. Questi vortici sono fatti di anti-psi energia, ottenuta concentrando una grande quantità di psi energia in un punto. Forse per questo che la maggior parte delle pietre psi energiche sono sparite. Ecco qua, grazie che già avevamo. Secondo alcuni la presenza di questi vortici significa che sta per manifestarsi la luna del pianto, un vortice psi energico immenso. La causa di tutto questo sono i fari elementali che hanno permesso l'avvento del sole d'oro. I fari elementari, queste antiche costruzioni sprigionarono i loro raggi di energia elementare sul monte Aleph, rendendo possibile l'avvento del sole d'oro. L'alchimia sigillata molto tempo prima dagli antichi venne così liberata. Così ha detto il nostro vecchio amico Kraden, è un grande studioso di alchimia e sa quello che dice. Kraden, vediamo se ci fanno vedere l'immagine. No, uno dei più grandi studiosi di alchimia, psi energia e antiche culture di Wayard. Un tempo ha partecipato ad alcune imprese dei guerrieri di Vale. Al momento conduce le sue ricerche in compagnia di due assistenti. Addirittura è ancora vivo. Ok, e ora che ne sappiamo di più andiamo a dare una mano a Terry. Giusto, andiamo.
Vicino al vortice c'è una di quelle piante che ci bloccavano il passaggio nella foresta nebbiosa. È molto vicina, Terry. Dobbiamo salvarlo. Ricordati, Jaco, se hai bisogno di lanciare una palla di fuoco, ti servirà un digin di Marte piazzato. Hai capito bene? Non basta che stai in stand-by. Ora andiamo. Grazie di avermi ricordato già cose che so, ma ecco, ok, tipo questa. Allora, avanziamo. Dobbiamo fare molta attenzione ai vortici. Dunque, io posso già fare... Ah no, posso, perfetto. Ok, questa è una, diciamo, cosa positiva di questo gioco, che molte cose le puoi fare appunto nel raggio d'azione. Ora, come vedete nello schermo in alto a destra, abbiamo tre elementi di Marte già piazzati. Se noi facessimo questo, sì, ci renderemmo molto più deboli, però avremmo già un vantaggio tattico. Pezzo di merda! Volevi bruciarmi, eh? Compare Fior della Nebbia. Quando hai pochi digi impiazzati su di te, le tue abilità diminuiscono. Presto, evoca Meteora! Grazie, Isaac, è esattamente quello che volevo fare. Meteora! E già che ci siamo... No, lo lasciamo ancora a Jaco, l'ultimo digin di Marte. Tu, Garis, ti direi di fare saetta, vediamo quanto facciamo. 26. Meteora! Che belle le animazioni in 3D, cazzo. Sta per schiantarsi! ...380... Dio mio, con un colpo solo l'abbiamo fatta fuori sta pianta de merda. Livello 5. Non mi aspettavo tutto sto vantaggio tattico io, eh. Mamma mia, possessivo. E il vortice? Scoop. È scomparso. Ma giusto per capirci, cioè, se io facessi questa cosa... Solo di trama e voglio scoprire. Se io facessi questo... Ok, lo lancia e viene assorbito per davvero. D'accordo, Terry. Brutto cazzone. Terry, svegliati. Terry. La psienergia di Terry è stata prosciugata. Gli adepti hanno bisogno di aiuto per riprendersi da un tale trauma. Rimedio, Aura! Oh, cazzo! Uffa! Stavo facendo un sogno bellissimo! Che cosa? Brutto salame, ti sembra questo il modo di ringraziare? Eravamo tutti preoccupati da morire! Preoccupati? Oh, giusto! Ora ricordo! Sono precipitato con l'alaplano! Si è rotto! Si è rotto, o forse è meglio dire che tu l'hai rotto. Eravamo tutti molto preoccupati per te, Terry. Spero di non averti dato troppi pensieri, Jaco. Almeno sono ancora vivo. Scegli di tirare un cazzotto qui sulla fronte. Siamo davvero contenti di vedere che stai bene, Terry. Per fortuna sei uscito tutto intero da questo incidente. Ciò vuol dire che potrai partire subito per il tuo viaggio. Viaggio? Che viaggio? Dobbiamo riparare l'alaplano il prima possibile e tu ci aiuterai. Lo so, mi dispiace figliolo, ma ha ragione. Questa volta l'hai combinata troppo grossa e non posso aiutarti. Mio padre ha usato dei materiali molto rari per costruire l'alaplano di Isaac e Garrett. Possiamo ripararlo da soli, ma ci manca un pezzo fondamentale per farlo tornare come prima. Si tratta della piuma di un uccello molto particolare. Il Rock, un mostro alato di dimensioni gigantesche che si trova nella regione di Morgall.
il rock, vediamolo, ce la fa vedere? No, i rock sono volatili leggendari dalle dimensioni gigantesche. Una singola piuma è grande abbastanza da fornire parte del materiale necessario per costruire un aeroplano. E Morgal, questa regione si trova nella zona nord-orientale dell'Angara. Daran, la sua capitale, è situata al centro dello stato. Il Morgal ospita al suo interno molte meraviglie, dal villaggio arboreo di Colima fino agli antichi moli di Porto Urai. Sarà un viaggio lungo, prima dovrai riposare alla baita e prepararti. D'accordo, quindi si torna a casa? È giusto, ho fatto un casino e devo rimediare. Quindi adesso abbiamo Terry? No, non abbiamo Terry nel party. Si aggiungerà appena arriveremo a casa.